Questa è ciò che rimane del palazzo, della casa dove vi era l'appartamento dei miei nonni. Quando il 12 di settembre del 43, che mio padre racconta sempre, che stavano mangiando perché era la festa della Madonna dell'Acqua, la protettrice del paese, stavano sopra mangiando, era un giorno di domenica, e stavano, penso che era domenica, non ricordo bene, comunque era il 12, e questo, il bombardamento di Montelungo provocò un tremolio e un boato. Loro scapparono tutti quanti giù pensando che era il terremoto. Invece poi capirono che era il bombardamento, dopo essersi un po' rassicurati, ritornarono per mangiare, per non lasciare. E mio padre racconta sempre che trovarono nei piatti tutti i calcinacci caduti dal soffitto. Naturalmente tolsero i calcinacci. Sì.